Dopo l'incontro che il ministro Cartabia ha avuto con una delegazione di parlamentari abruzzesi e con il presidente della regione Abruzzo Marsilio, si lavora per evitare la soppressione dei tribunali cosiddetti minori. Il ridisegno della geografia giudiziaria prevede che i tribunali di Avezzano e Sulmona vengano accorpati al presidio dell'Aquila e quelli di Lanciano e Vasto a Chieti. La richiesta è quella di una proroga di almeno 2 anni fino a settembre 2024. Al momento si può ragionare in termini di cauto ottimismo perché di fatto sia l'interlocuzione con i parlamentari, sia l'interlocuzione con gli ordini forensi e con il Presidente della Giunta regionale hanno mostrato una apertura, un atteggiamento di apertura, diciamo che si è aperto uno spiraglio rispetto al muro che in passato era stato contrapposto da parte del Ministro e del Ministero. Per questo io parlo di cauto ottimismo, però è evidente che dobbiamo perseverare nella iniziativa adottata sostenendo gli emendamenti che sono stati presentati al decreto mille proroghe, perché al momento, a nostro giudizio, la soluzione migliore è quella della proroga e della istituzione di una commissione di studio che possa ragionare sul futuro dei tribunali abruzzesi, quindi sulla geografia giudiziaria della regione. Si è aperto un tavolo di confronto con il Ministero e che questa interlocuzione, a nostro avviso, deve condurre alla consapevolezza che oggi è assolutamente necessario approdare a quella proroga biennale da noi richiesta da tempo e veicolata anche dagli emendamenti presentati da tutte le forze parlamentari. Ciò sul presupposto oramai condiviso che da un punto di vista logistico e strutturale né il Tribunale di L'Aquila e né il Tribunale di Chieti sono nelle condizioni di poter ricevere i nostri 4 tribunali, ma anche e soprattutto su un altro presupposto, e cioè che toccare qualcosa che funziona in questo momento può essere pregiudizievole per il funzionamento della giustizia nei nostri territori. I nostri 4 tribunali sono efficienti e in questo momento non vanno chiusi né da un punto di vista fisico e neppure da un punto di vista giuridico.